faccio a mantenere i miei figli all'università? Come posso mettere da parte i soldi per poter garantire ai miei figli un futuro? Ma uno non deve pensare quando il figlio ha fatto 18 anni e comunque se uno 50.000 euro si domanda all'università, ma è costretto a pagare il fatto di lavorare. Come pure, io oggi grazie a Dio ho un lavoro che mi permette di avere 100 euro all'anno, okay? Ma se mi succede qualcosa, che succede alla mia figlia? Quello di vendere qualche
Qui c'era un video, ma non ci sono neanche le casse, è un video dove tutti gli anni lo Stato, il governo, promuove queste giornate. È proprio distantissimo a livello istituzionale. Perché non ci sono le casse, quindi mi spiace, però avanti. Perché? Perché secondo quello che dice la statistica, la cosa è quella che deve girare sull'ordinamento del caso, l'ISVAM è quella che deve girare sulle compagnie di assicurazione, la cosa, la banca centrale europea, sono tutti che devono tutelare la persona. Ma la domanda che faccio è, ok, tutti li devono tutelare, ma chi li deve insegnare? Cioè, secondo me, chi si deve occupare di fare l'operazione finanziaria? Quindi la concessione che è immobile.
abbiamo vicino. Ma ci sono strumenti dove io posso investire senza rischiare? Qualcuno di voi ha detto? Thank you.
strumento che non è volatile, quindi non uscire, non ha molto rischio. Ma questo qui c'è la famiglia. Lo faccio vedere subito. Che è questo qua? Questo è l'euritmo di Copernicus, la libertà. Guardate come la libertà su questo momento, nel 2000, ci pagavano una 4%. Quanto voi trovate il sa a sa che fate? No, bravo.
ha puntato un solo. E quindi l'errore è quello che ha fatto. Il fatto di non dire la mia natura, no, non tengo così tanto, non ho soldi da investire. Ma non è questo che è ma non ci voglio dire per chi non mi ha. Perché se è a me chiaro questo processo, è chiaro che fra 10 anni, 10 anni, 20 anni, mio figlio potrebbe andare all'università e che se la legge va circa 5.000 euro per 3 anni, 5 anni, 25-30.000 euro ce l'ho fatta. Ma se per caso è uno mette e deve andare Thank you.
difficile, ma adesso per qualche esempio incrociamo. L'investimento è il mezzo per comprare una casa. L'investimento è il mezzo per far lavorare un figlio. L'investimento è il mezzo per centrare tutti quelli che possono essere gli obiettivi. Quindi se devo investire non è perché devo comprare una casa, ma perché ho necessità di centrare i miei obiettivi. E quindi lo ricordate la vostra famiglia, io in bocca accetti, con dentro i soldi, il matrimonio della figlia, il matrimonio della figlia, no? Dicendo il papà, torniamo a casa, no, torniamo a casa, consegniamo lo stipendio, può guardare la giornata, e lei lo pensa di giorno. Quelli erano i cosiddetti cassetti mentali. Lei sapeva già come voleva destinare questo. Uguale.
Quando sarà il modo
che i giovani entravano la pensione dei nostri genitori.
lavorava per 40 anni e oggi si lavora per 100 anni. Si campava per 16 anni e oggi si campa per 24 anni. Quindi si va in Italia, si lavora per
si rialza e si ripetisce e il governo si aiuta pure. Addirittura molte aziende non assumono ragazzi che hanno già un'esperienza lavorativa anche in quelli mentori. Anche in sì, perché se hai fatto un fallimento lì non c'è conto. Non sei stato a casa su un divano, anche se c'è una cittadinanza, se la casa di un divano, sto bene, 750, 750 euro, perché devo andare a lavorare qua? Scusate, se non abbiamo 13 persone. Qualsiasi
ci diranno. Se andiamo a vedere quali sono i contributi effettivamente versati dall'Inps, anche qua, se io evado, non pago l'Inps, se io non pago l'Inps, non prendo un'attenzione quadra, ed è peggio. Qualunque cosa si fa. Allora, se qua tu non riesci a versare l'Inps perché non è dichiarato, fatti una cosa più profonda. Trovate la soluzione, cioè accantona l'auto e non fate la vostra non va bene tanto io accantono, poi arrivato a una certa età incomincio a fare il decumulo di cose di cui metto da parte 100.000 euro, 200.000 euro e poi prendo 1.000 euro all'anno a mese come pensione. Sì, se il cambio è la durata da cumulo e che se ne sbaglio un anno di più, ce ne è più, so, come fa? Senza considerare l'inflazione. Come si fa? L'inflazione fuori. E quindi a quel punto si vede quello che è il montante produttivo è questo, da quanto alla pensione. Thank you.
ti auguro.